Gentili amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Apriamo con le notizie dalla Valle del Calore e dalla zona degli Alburni. A Castel San Lorenzo Open Day vaccinale dalle 14.30 alle 18.30 giovedì 3 febbraio. Al fine di agevolare l'effettuazione del vaccino a favore della popolazione, il Comune ha promosso una seduta vaccinale presso l'aula polifunzionale in via Vigna della Corte. Sarà somministrato il vaccino Moderna. Per coloro che versano in gravi difficoltà motorie c'è la possibilità di richiedere la somministrazione del vaccino al proprio domicilio. Per informazioni e per richiedere questo tipo di servizio si deve contattare il numero 333 85 36 728. L'aula consiliare del comune di Trentinare è stata intitolata a Luca Attanasio, l'ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo, ucciso lo scorso 22 febbraio, subito dopo l'agguato. Con una delibera di giunta, l'amministrazione comunale aveva chiesto al prefetto l'autorizzazione all'intitolazione. Ricevuto il parere favorevole, è avvenuta la formalizzazione con una delibera di consiglio. Tra i primi 9 interventi di metanizzazione immediatamente finanziati dalla Regione Campania c'è quello relativo ad Ottati, un progetto di importo complessivo di 2,4 milioni di euro, finanziato per il 54% dalla Regione Campania e per la restante parte dal concessionario che, da qui a qualche settimana, partendo dal project financing promosso dal Comune da soggetto privato, sarà individuato con apposito bando di gara. La fibra ottica arriva ad Aquara, presso il centro sociale Fioravante Sarraino. Il progetto è stato presentato insieme con l'illustrazione di vantaggi e nuove prospettive per il territorio. Hanno infatti preso il via i lavori per la costruzione della rete in fibra ottica nel comune di Aquara. Internet a banda ultralarga offrirà nuove opportunità per famiglie e imprese. Vi propongo ora lo straccio di un'intervista alla giornalista Silvana Scocozza, autrice del libro Storie al balcone, realizzato basandosi su storie vere nella prima vera ondata di pandemia da Covid-19. Allora, Storie al balcone è innanzitutto una grande emozione, è la storia scritta e vissuta sia a più mani che a più cuori. Io in prima fase lockdown mi sono occupata della funzione comunicazione del centro operativo comunale della città di Eboli accanto al sindaco Cariello e ho stretto rapporti importanti di collaborazione con la Croce Rossa, con la Protezione Civile, il Dipartimento di Prevenzione Collettiva, l'USCA e le forze dell'ordine e insieme abbiamo stretto a cerniera la nostra città per poter arrivare a dare risposte concrete alle famiglie Covid positive. Con la Croce Rossa abbiamo smistato gli aiuti di prima necessità, quindi tutto il comparto alimentare. Con la Protezione Civile ci siamo occupati del controllo del territorio, dei soccorsi principali, dell'informazione e insomma della distribuzione di quelli che erano generi necessari. Con le forze dell'ordine un raccordo unico perché Eboli per estensione territoriale dalle colline al mare è abbastanza ampia e quindi insomma ognuno per la sua parte ha cercato di coprire quello che era il territorio, dare risposte a quelle che erano le necessità, soprattutto perché in prima fase era tutto sconosciuto ed era tutto nuovo, cosa che adesso non è più perché insomma abbiamo imparato a leggerne di Covid, abbiamo imparato anche a individuare quelle che sono le notizie che ci arrivano tramite le ordinanze, i DPCM, cioè siamo un po' più colti in materia e quindi se riusciamo in maniera un po' più semplice a capirci. All'inizio invece era tutta una novità. E questa novità, insomma, ci ha spaventati abbastanza. C'è qualcosa di quel periodo, te lo chiedo perché voglio ribadire, tu lo hai vissuto per tutte queste motivazioni in prima persona, c'è qualcosa di quel periodo che ti ha colpito maggiormente?
Sicuramente sì, io a casa non ci sono stata mai, sono uscita tutti i giorni la mattina presto e sono rientrata a casa molto tardi e ricordo e porto nel cuore il silenzio e il vuoto, il silenzio di un tempo sospeso quando per strada c'erano davvero solo le forze dell'ordine, solo gli operatori ecologici, cioè gli operatori della Sarim, con alcuni di loro io insomma avevo un incontro quotidiano, ci scambiavamo l'unico buongiorno della giornata perché eravamo le uniche persone per strada, con i vigili urbani la stessa cosa, con i carabinieri. È stato un tempo sospeso che ci ha segnato molto e nella negatività della situazione in generale, però ho avuto modo anche di poter vivere la gioia della nascita. Ci sono bimbi che sono nati da genitori positivi e poi negativizzati. Ho assistito la corsa in ospedale di una giovane mamma 21enne e insomma ci sono stati anche attimi di grande emozione. Storia al balcone è il racconto corale di oltre 40 persone. Io ad esempio ho collaborato in maniera proprio sinergica con il Dipartimento di Prevenzione Collettiva dell'ASL Salerno, con la dottoressa Anna Maria Nobile, e con lei e per lei mi sono occupata delle interviste, delle anamnesi. E lì il mio essere giornalista nell'animo insomma mi ha aiutato molto, perché sin dalle prime domande sono riuscita comunque a stringere dei legami quasi confidenziali con le persone delle quali poi io non conoscevo i volti. Di molti ricordo ancora il tono della voce, ricordo l'imbarazzo a tratti e l'emozione, le lacrime, perché abbiamo vissuto comunque dei momenti di grande terrore. Questo però è una grande collaborazione, una rete sinergica che ci ha permesso di poter arrivare a dare delle risposte concrete a chiunque insomma fosse entrato in contatto con il COC. Vi ricordo che trovate l'intervista integrale su vocidaccidento.it. Ed ora le altre notizie dal resto della provincia di Salerno. Sono stati ridotti i costi dei tamponi per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria di Baronissi. Ai bambini sottoposti a sorveglianza attiva che devono eseguire il tampone antigenico per rientrare in classe costerà 2 euro presso la farmacia comunale. La restante quota sarà a carico del comune di Baronissi. Tutte le farmacie di Cava dei Tirreni aderiscono al protocollo del commissario straordinario per l'emergenza Covid per l'effettuazione dei tamponi antigenici, che prevede per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni un costo di 8 euro, per gli over 18 il costo è fissato a 15 euro, mentre con prescrizione medica sono gratuiti per le scuole medie e superiori. Dunque le farmacie di Cava e la farmacia comunale effettueranno i tamponi antigenici al costo di 8 euro per gli alunni delle scuole materne e primarie. A Rocca Piemonte sono state stabilite dall'ASL di Salerno le giornate dedicate alla vaccinazione anti-Covid per il mese di febbraio. Si terranno ogni mercoledì e giovedì presso il centro vaccinale di Via della Pace alla frazione San Potito. Il sistema è sempre lo stesso, bisogna collegarsi al portale internet della Regione Campania opendeivaccini.soresa.it e seguire la procedura per l'iscrizione e la prenotazione. Sono addirittura d'arrivo i lavori di manutenzione straordinaria per il recupero delle facciate esterne dell'edificio della Scuola Gentile a San Martino di Montecorvino Rovella, finanziati dal Decreto Sud per un totale di 46.000 euro. Il ripristino delle facciate esterne rappresenta il completamento del progetto iniziato con i lavori di messa in sicurezza effettuati all'interno. Al via San Valentino Torio i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 102 che collega il comune con le frazioni Casatori e Sciulia. Grazie ad un finanziamento della provincia di Salerno di circa 130.000 euro sarà rimessa di nuovo in sesto un'arteria attraversata da traffico pesante che si dirige all'autostrada A30 Caserta Salerno tramite il casello di Nocera Pagani. A Ponte Cagnano Faiano proseguono i lavori per il rifacimento dei marciapiedi su Corso Umberto I, dove si stanno realizzando interventi di manutenzione alla pavimentazione in una delle zone più frequentate dai pedoni e con la più alta concentrazione di negozi, attività e servizi. Per rendere la riqualificazione omogenea e coerente con il tratto precedente è prevista la piantumazione di nuovi alberi in salute e contestualizzati con l'arredo urbano. Spazio ora alla rubrica Che Cucino.
Ciao amici di Che Cucino, ben trovati nella mia cucina. Oggi preparo caciocavallo sul letto di rucola e funghi champignon con delle scaglie di parmigiano. Prima di tutto sminuzzo i funghi. Poi metto della margarina in una padella a riscaldare. Aggiungo anche un aglio. Quando la margarina si è sciolta, unisco i funghi champignon. Li lascio cuocere, aggiungo un po' di sale, un po' di pepe e li lascio cuocere per qualche minuto. Nel frattempo preparo la rucola, la lavo e la lascio scolare. Poi taglio il caciocavallo a fette spesse mezzo centimetro circa e le metto nella padella con i funghi. Le lascio cuocere per qualche minuto. In un piatto metto la rucola e poi vi adagio il caciocavallo, che evidentemente si è sciolto un po' troppo, con i funghi. E alla fine cospargo il tutto con delle scaglie di parmigiano. Ed eccolo qui il caciocavallo sul letto di rucola e funghi con scaglie di parmigiano. È pronto! Ed è tutto per questa puntata di Voci dal Cilento, che potete ritrovare su vocidalcilento.it, ma anche sul canale YouTube di Voci dal Cilento, al quale vi invito ad iscrivervi, e sui social. Grazie per l'attenzione, a presto!